5,30 soltanto invece per Unos Diaz, cavallo praticamente inedito o quasi, che a parte la prova di qualifica ed una deludente, anche perché macchiata da errore, prova di debutto, non ha altre prestazioni in carriera. 3,33 è ancora l'ultima visualizzazione per quanto riguarda le quote eventuali del tot nazionale, ma tutto è pronto, si va in partenza. Quarta corsa di Palermo, corsa nazionale in pista indigene di 4 anni di modesta categoria sulla breve distanza, molti errori in fase di allenamento, compreso quello del seguito unico Toni, si va allo stacco, stacco che vede la buona partenza di una buon DVM, ma ancor meglio parto Guandamail dall'esterno, oggi è la giornata in cui in tutte le corse è andata in testa il numero 7, ci riesce anche Guandamail nei confronti del numero 3. Mentre è partito molto forte dalla seconda fila Urban Legend, che in poche battute va ad avvicendare al comando un Guandamail ed mette una serissima ipoteca su questa corsa, chiuso da terzo cavallo al gioco 4,76 per il cavallo di testa, ovvero Urban Legend, che francamente era difficile prevedere al comando in così poche battute. Comunque c'è ancora 1 chilometro e adesso viene avanti con il suo solito impegno molto garibaldino, uventino, e va a mettere sotto pressione il capofila, che ha percorso i primi 600 metri in 45 da 1,15. Urban Legend, uventino, Guandamail occupano le prime tre posizioni, però Guandamail tende un po' a perdere un po' la linearità di azione, si mette molto brutta. Nel frattempo ci avviciniamo al passaggio del primo chilometro che il Urban Legend raggiunge in 1,15,4, sta andando davvero molto forte, in terza posizione si è sistemata Ultra Rapida, che ora prova a venire ulteriormente avanti con prestazione davvero molto buona. Gli altri dietro arrancano un pochino, vediamo il 3 di una Bond DVM, un deludente, un sogno pub che non riesce a tenere botta, e invece tiene benissimo la botta Urban Legend, che sembra tutto in mano a Giuseppe Porzio Junior, si allarga Ultra Rapida e perde posizioni, Uventino resta in scia, mentre c'è un buon finale da parte del numero 3 di una Bond DVM, ma Urban Legend ormai non si prende più e vince Urban Legend nei confronti di una Bond DVM e probabilmente Uventino. Direi che alla fine il risultato è abbastanza conforme alle aspettative. Ha vinto Urban Legend, uno dei più seguiti, ma non il favorito. Comunque, quota di 4,76 in sediolo Giuseppe Porzio Junior. Alla fine ha fatto un tempo notevole sul mio cronometro, addirittura un tempo attorno all'1,14,5. Antonino Porzio, il trainer del cavallo che porta i colori della Jimny SRL. Ottima seconda, una Bond DVM che ha riscattato la pessima prestazione su cui restava. Uventino si è dovuto accontentare del terzo posto respingendo Ultra Scam, in numeri dunque 12 al primo posto, 3 al secondo e 5 al terzo, 12-3-5 all'ordine d'arrivo da confermare della quarta corsa di Palermo.